In questo video di oggi voglio mostrarvi come fare ad aggiornare il firmware sulle fotocamere Leica in modo semplice e veloce. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho tra le mie mani la Leica SL2 perché voglio mostrarvi come fare a installare il nuovo firmware e colgo anche l'occasione per ricordarvi che qui a Holo Store siamo rivenditori ufficiali Leica. Sul nostro sito vi lascio il link in descrizione, potete trovare tutte le varie macchine e anche le lenti Leica. Quindi prepariamoci per l'installazione del nuovo firmware 4.0 per la Leica SL2 e 3.0 per la Leica SL2S. Ciò che ci serve è una memory card libera, completamente vuota, e quindi andiamo innanzitutto a formattarla dalla macchina per essere sicuri che sia vuota. Quindi la inseriamo nello slot delle memory card, accendiamo la macchina, andiamo a menu e scorrendo la ghiera andiamo a formatta scheda, eccolo qua, e la formattiamo. Spengiamo la macchina, assicuriamoci che sia ben carica, come vedete io la carica qui ce l'ho al 100%. Spingiamo la macchina, togliamo la memory card e andiamo a installare il nuovo aggiornamento firmware sulla memory card dal computer. Quindi ho qui il computer, andiamo a scaricarla dal sito ufficiale. E andiamo a trascinare il file che ci fa scaricare dal sito ufficiale direttamente sulla memory card, nella prima pagina, nella prima cartella della memory card. Quindi non andiamo a metterla in delle sottocartelle. Rimuoviamo la memory card, andiamo a inserirla nuovamente nella macchina. Ora torniamo nel menu alla pagina 5 e andiamo a informazioni fotocamera. Ci pigiamo sopra, ecco qui ci indica che il firmware è al 3.0. andando a cliccarci sopra potremo vedere versione installata e avvia aggiornamento. Quindi da qui vediamo che è 3.0, clicchiamo qua, un attimo di pazienza, versione 4.1, quindi gli diamo sì ed ecco che ora parte l'aggiornamento. Ecco, dopodiché ci dirà che l'aggiornamento è stato eseguito e di riavviare la fotocamera. Quindi andiamo a riavviare la fotocamera. La riaccendiamo. Ed ecco fatto ragazzi, questo qui è il modo per poter aggiornare la nostra fotocamera Leica, ovviamente sia questo aggiornamento che quelli futuri. Ok ragazzi, il tutorial finisce qui, veramente semplice come vedete, vi lascio tutti i link in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete mi piace se il video vi è tornato utile, perché nei prossimi giorni vi mostrerò quali sono tutte le novità del nuovo firmware 4.0 e 3.0 sulla SL2 e SL2S.